che lo tiene in gioco, almeno secondo queste immagini, è stata annullata questa rete e le immagini sembrano invece non dare ragione all'arbitro. E andiamo alla vittoria del Torino, vittoria sofertissima sull'Ascoli, tante occasioni per i Granata che poi devono dire grazie al loro portiere perché Sereni Hai perfettamente ragione. ha salvato la partita poi Tantissimi alla gol fine. mangiati, alla fine Sereni li ha salvati. E poi la solita beffa che a volte accade. Ci racconta la partita Stefano Tallia, vediamo in servizio. Il Toro cerca la terza vittoria consecutiva, impresa che in questo campionato non gli è mai riuscita. L'Ascoli, uno degli ultimi assalti alla zona playoff. Il primo sussulto della gara lo regala Pestrin dopo 10 minuti, che spedisce a lato l'assist di Pia. Antenucci prova a mettere paura ai Granata, ma sono gli uomini di Colantuono a comandare le operazioni. Al 23esimo è Pia a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa che si spegne a lato. Ancora Pia protesta per un contatto rude con Luci, ma l'occasione per andare in vantaggio i Granata la sprecano allo scadere del tempo, quando Pestrin calcia fuori a 2 passi dalla porta. Nella ripresa il copione non cambia e la partita continua a essere un monologo Granata. Dopo appena 1 minuto Rolando Bianchi spedisce alto di testa. Dopo 12 è Ogbonna a sfiorare il palo ancora con un colpo di testa. Al 23esimo Rolando Bianchi trova il varco giusto ma viene fermato dal palo. L'Ascoli non esce più dalla sua metà campo ma resiste e proprio quando la serata sembra essere stregata per i colori granata arriva il guizzo di Genevieve, il più basso tra gli uomini di Colantuono, che raccoglie l'assist di Gasbarroni e supera di testa Guarno. È il gol che riporta dopo 3 mesi il Toro in zona playoff. E i Granata potrebbero poi chiudere il conto con Gasbarroni, che però spreca. La reazione dell'Ascoli è tutta in questa conclusione di amoroso, ma Super Sereni chiude la saracinesca per la gioia di un Colantuono che può tornare a sorridere. Per un Toro che sembrava perso, questa 31esima giornata consegna una classifica da stropicciarsi gli occhi. E la parata di Sereni sul primo palo è importante perché l'ha presa con il piede. Con il piede. Lo spirito con cui ha giocato il Torino, uno spirito fatto di virilità. Il Torino è diventato una squadra maschia. Da gennaio, infatti l'abbiamo sottolineato anche sabato scorso con Gigi Cagni. Il vecchio cuore granata è uscito fuori. Ha tolto tanti personaggi, tanti giocatori magari di nome, ma con meno grinta. Ma a proposito di grinta, abbiamo 2 cose qui. Sì, 2 episodi dove devo mettere in risalto la bravura dell'arbitro. Questo primo calcio di rigore richiesto da Pia per questo contatto con Luci, qui non c'è secondo me assolutamente nessun problema, non è calcio di rigore, ma andiamo a vedere un altro episodio, perché qui, ecco, innanzitutto Pia parte in posizione regolare, facciamolo vedere, quindi non è fuori gioco, andiamo avanti, arriva all'interno dell'area di rigore, è rincorso da Micolucci lo mette giù, ma andiamo a rivedere bene, piano, perché Micolucci prende nettamente il pallone, poi va su Pia, non era calcio. Questo è un bel, è anche un bel intervento il difensore questo, Molto. Non è facile. No, assolutamente, è il tempo giusto, perché bastava un centesimo di secondo dopo. È un Torino che sta risalendo. Possiamo vedere, prego la regia, un attimino la classifica della nostra grafica? E così vediamo anche il Toro che risalita sta andando incontro alla vetta con un passo spedito, 47 punti e in pratica si è rimesso in carreggiata. Si è rimesso lì perché è in zona playoff, per cui evidentemente fa bene, è utile dire che il Torino è in vendita, perché da quando è in vendita, da quando si parla di contatti tra Cairo e probabili acquirenti,